benvenuti in questo nuovo video, qui è il vostro Stark e oggi siamo in un nuovo video abbastanza particolare. Visto che sono finiti i gironi di Champions League e sappiamo che tra gli italiani purtroppo abbiamo solo Juventus e Roma in quanto Inter e Napoli sono uscite, adesso è tempo di sorteggi e comunque adesso ci domandiamo chi pescheranno le nostre italiane e mi è venuto in mente quindi di fare la mia simulazione sorteggio. Vi ricordo di lasciare un bel like a questo video e se ne volete degli altri iscrivetevi al canale. Bene ragazzi, quindi andremo a fare questa simulazione del sorteggio e vi ricordo che non possono incontrarsi le squadre della stessa nazione e non possono incontrarsi invece anche le squadre che appartenevano allo stesso gruppo. Quindi per esempio Juventus e Manchester United non si possono incontrare perché erano dello stesso girone. Detto questo ragazzi, possiamo iniziare. Io andrò così: per prima cosa andrò ad estrarre le seconde e poi andrò ad estrarre le prime. E naturalmente se capiteranno appunto uno dei criteri che non possono avvelarsi, quindi per esempio due squadre della stessa nazione, rifarò rigirare la ruota. Bene ragazzi, iniziamo. Allora vediamo un po', per le seconde abbiamo l'Atletico Madrid, esce subito, mentre per le prime abbiamo il Manchester City, quindi il primo ottavo sarà Manchester City, Atletico Madrid, perfetto ragazzi. Ora andiamo a rigirare nuovamente la ruota, quindi il primo ottavo l'abbiamo. E abbiamo la Roma. Attenzione, esce una nostra italiana. Vediamo invece qua. Tra le prime, chi beccherà la Roma? Esce il Porto. Ottimo sorteggio per la Roma. Era la migliore squadra che potesse capitare. Ora, vediamo adesso nuovamente per le seconde. Vediamo un po'. La Juventus è ancora in circolo. E abbiamo il Tottenham, squadra che purtroppo ha eliminato l'Inter proprio all'ultimo secondo perché l'Inter non è riuscita a vincere contro il PSV in casa. Vediamo tra le prime, ricordiamo che il Tottenham non può pescare il Barcellona e non poteva pescare il Manchester City, ma il Manchester City non c'è, quindi solamente il Barcellona. Vediamo un po'. E pesca il Real Madrid, ragazzi, Real Madrid e Tottenham. Un match abbastanza equilibrato secondo me, in quanto il Real Madrid è in difficoltà e Tottenham è allo stesso tempo una squadra non troppo forte. Match molto equilibrato, se succede realmente sarebbe interessante vederlo. Allora, adesso vediamo che squadra esce nuovamente per le seconde. Ed è lo Schalke 04, questa sarebbe perfetta per la Juventus. Vediamo un po'. Esce invece il Paris Saint-Germain, quindi Paris Saint-Germain molto molto fortunato dopo aver faticato parecchio nel suo girone, quindi pesca lo Schalke 04 e quindi ha un girone abbastanza agevole, probabilmente se succede il Paris Saint-Germain passerà senza problemi. Ok ragazzi, andiamo a vedere adesso l'altro sorteggio. Sono rimasti ormai solamente pochi raggruppamenti e abbiamo l'Ajax. Ajax è molto giovane, che ha messo in difficoltà anche il Bayern Monaco, quindi è una squadra pericolosa da tenere sotto stretto considerazione e non è da sottovalutare. Vediamo un po'. Ed esce la Juventus, ragazzi, Juventus Ajax, quindi c'è il rematch della finale del 1996 vinta dalla Juventus. Un Ajax probabilmente si vorrà vendicare contro l'Ajax. E adesso ragazzi iniziamo per l'ultimo sorteggio. Comunque l'Ajax si voglia vendicare della Juventus. E abbiamo il Lione. Vediamo un po'. Ed esce il Bayern Monaco. Quindi perfetto. Bayern Monaco, quindi, che capita in un girone abbastanza semplice.
Anche se il leone comunque da tenere in considerazione, in quanto è pur sempre arrivato agli ottavi di finale e stanno esprimendo un buon calcio. Bene, restano solamente Manchester United e Liverpool, e poi Barcellona e Borussia Dortmund. Bene, ragazzi, andiamo a fare gli ultimi raggruppamenti. Ed esce il Liverpool. Vediamo un po' contro chi si scontrerà. Barcellona, ragazzi, Barcellona-Liverpool. Questo sarà un ottavo finale molto interessante, in quanto Barcellona, come la Juventus e il Manchester City, è tra le favorite a vincere. Il Liverpool ha faticato nel suo girone, in quanto aveva Paris Saint-Germain e Napoli, ed è riuscito a qualificarsi proprio alla fine per la differenza reti. Ma è un Liverpool che si sta riprendendo e sta ritornando ai livelli dell'anno scorso, anche se presenta ancora diverse difficoltà, come ad esempio le partite fuori casa. In casa fa veramente paura, ma fuori casa il Liverpool tende a essere veramente, ma veramente debole. E quindi alla fine, ragazzi, sono rimaste il Borussia Dortmund e il Manchester United. Che vabbè, facciamo il sorteggio come è giusto che sia. Borussia Dortmund e Manchester United. Un Borussia Dortmund che non è da sottovalutare, in quanto è riuscito a sconfiggere l'Atletico di Madrid. L'Atletico si è giocato il primo posto praticamente nell'ultima giornata e l'ha perso. Il Borussia Dortmund si è classificato primo. E Manchester United invece, che sta attraversando un periodo di crisi. Con la Juventus non c'è stata storia, si è vista veramente una grande differenza, la squadra di Mourinho veramente in difficoltà, con l'allenatore e giocatore che ormai non vanno veramente d'accordo. Però vedremo, Mourinho è sempre un allenatore capace di sorprendere tutti con le sue azioni, con le sue innovazioni, quindi chissà, chissà se a febbraio lo United si dimostrerà nuovamente una squadra valida. Bene ragazzi, questo era quanto, questo era il sorteggio, spero che vi sia piaciuto questo sorteggio di UEFA Champions League. Devo dire è andata abbastanza bene, la Roma che pesca il Porto, che è la squadra più debole tra le prime, sulla carta ovviamente, e la Juventus che pesca l'Ajax. Un match, ripeto, un rematch dove l'Ajax vorrà vendicarsi sulla Juventus per la finale persa. Ed è anche l'ultima finale che la Juventus che ha vinto in UEFA Champions League. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Arriveranno nuovi contenuti nei prossimi giorni. Ci vediamo in un prossimo video. Bella raga!